E io prima di entrare nel merito del mio intervento vorrei fare un appunto sul metodo, perché appunto con lei, con la sindaca, con l'assessore Frongia ho condiviso 2 anni e mezzo di opposizione e noi non abbiamo mai avuto in 2 anni e mezzo un'occasione come quella di oggi di confrontarci con il sindaco Marino e tutta la giunta dell'epoca dentro l'aula. Già da questo punto di vista, l'ho già ribadito più volte e lo ribadisco con forza anche oggi, abbiamo fatto un enorme passo avanti perché noi magari a poter parlare con Marino in aula, magari a poter confrontarci in aula con gli assessori. La presenza oggi della sindaca Raggi e di tutta la giunta denota veramente la serietà con la quale e il rispetto delle istituzioni e dell'aula con le quali si affronta questo percorso nel risanamento della città di Roma. Entro comunque rapidamente anche nel merito del mio intervento. Vede, io rispondo con molto piacere e con molta decisione in maniera secca ai colleghi di opposizione. Appunto, la sua di oggi parla della tenuta della Giunta. Cari colleghi, questa Giunta e ovviamente anche questo Consiglio tengono e tengono benissimo. Per un motivo molto semplice, io porto ad esempio il lavoro che stiamo facendo, l'ottimo lavoro che stiamo facendo con l'assessore Meleo e con i commissari della Commissione Mobilità, appunto su questo tema tanto difficile ma anche tanto appassionante per la nostra città, che è quello della mobilità. Vedete, colleghi, questa giunta assolutamente tiene e va avanti perché riprendo un pochino una parola della nostra, uno slogan della nostra campagna elettorale che mi colpì all'epoca e mi colpisce anche oggi, che è quello del coraggio. Questa giunta va avanti perché ha coraggio. Vede, Presidente, noi in realtà sulla mobilità non è che talvolta ci inventiamo chissà che cosa, non è che siamo particolarmente bravi. Io voglio essere umile e modesto, non è che ci inventiamo chissà che, ma semplicemente abbiamo il coraggio di fare interventi, di prendere azioni, di prendere decisioni che in passato nessuno aveva il coraggio di attuare. Perché vede, Presidente, le faccio un esempio. La corsia preferenziale di Viale Marconi, il progetto era da diverso tempo che era nei cassetti del Dipartimento Mobilità e di Agenzia della Mobilità. Il progetto era stato preparato nel PGTU dell'epoca Marino, ma poi non era mai stato portato avanti perché la precedente amministrazione aveva paura di creare il solito conflitto che si crea quando si va. Conflitto in realtà del tutto apparente che si va a creare quando si riduce lo spazio per le automobili private e si va a creare un percorso protetto per gli autobus piuttosto che per le biciclette, piuttosto che delle aree pedonali. Quindi noi stiamo avendo coraggio, perché questo serve oggi per amministrare questa città. Possiamo sicuramente avere delle difficoltà, possiamo apparire all'esterno talvolta un pochino lenti. Ma perché stiamo costruendo giorno dopo giorno, mattone dopo mattone, il futuro di questa città. Io invito tutti ad avere un pochino di pazienza. Tanto i cittadini per 20 anni hanno aspettato che il partito di destra o di sinistra di turno, cambiasse questa città per poi restare prontamente delusi alla fine dei 5 anni. Io, i cittadini che oggi ci ascoltano e verso i quali mi rivolgo e rivolgo anche un appello ai colleghi dell'Aula per elevare un pochino il dibattito di oggi, perché io ho visto tutto dall'opposizione veramente con il cuore in mano, glielo dico, ma solamente dibattiti un po' sterili. Sento sempre il suo discorso casaleggio, di qua, di là, di giù. Entriamo nel merito, fate opposizione nel merito dei temi, ok? C'è questo progetto, c'è questa delibera perché ci sono, non ci piace per il motivo X, non il solito slogan. Quindi dicevo appunto, Presidente, per andare poi a concludere, chiedo ai cittadini di avere un po' di pazienza, non chiedo di attendere altri 20 anni perché questa città non ha altri 20 anni, perché dobbiamo essere realisti, ma di attendere ancora qualche mese, perché io vedo il lavoro che stiamo facendo, parlo per quello che conosco principalmente per la mobilità con l'assessore, ma vedo anche il lavoro degli altri colleghi. Oggi il Presidente Sturni ha fatto una conferenza stampa molto importante con l'assessore Marzano. Stiamo veramente costruendo il futuro di questa città. C'è un lavoro importante che è stato avviato perché era necessario imprimere una velocità diversa per quanto riguarda questa amministrazione, per quanto riguarda gli uffici, per quanto riguarda le società partecipate, ma i risultati arriveranno e arriveranno molto presto. Quindi,
Da questo punto di vista, se l'opposizione ci vuole aiutare in questo percorso, integrando, modificando, correggendo le nostre proposte, i nostri progetti, saremo ben felici di ascoltarlo. Ma se continuerete nella polemica sterile, veramente senza solide basi, non farete altro che allontanare i cittadini dal dibattito politico di questa città. Grazie.